Nel 2019 ha compiuto 10 anni di vita, l'E-Team oggi si trasferisce nella nuova sede e inaugura la nuova sede in via Gentile 22, un altro passo di una squadra che in pochi anni, in poco più di 12 anni, è cresciuta tantissimo. Sì, siamo molto contenti del nostro percorso e che deve continuare comunque in crescita anche in questi anni difficili. Comunque il nostro settore è riuscito a poter andare avanti senza grossi problemi, ecco, diciamo. La vostra forza immagino che sia il rimanere aggiornati sulla tecnologia. Assolutamente, sempre aggiornati, comunque con corsi. E la nostra forza è anche avere dei ragazzi comunque straordinari che sanno fare molto bene il loro lavoro e hanno voglia di imparare e di crescere. Marco Bisera, cosa troviamo in questa nuova sede molto più grande di quella di prima? Beh, come hai detto tu, già è molto più grande di quella di prima, quindi più spazio per pensare, per creare, per seguire sempre le nuove tecnologie. Più spazio anche per i ragazzi, per esprimersi e per portarci sempre qualcosa in più. Sono aumentati anche i servizi? Sono aumentati anche i servizi, abbiamo un nuovo servizio visto il periodo di videoconference, ci siamo adattati a questi 2 anni un po' difficili e abbiamo cercato di aiutare la gente a lavorare da casa e a lavorare dalle loro sedi. La nuova videoconference che proponiamo è un prodotto innovativo molto utile che si integra con tutte le piattaforme esistenti sul mercato, Team, Zoom, tutte quelle che vi vengono in mente si possono utilizzare. I vostri clienti di dove sono? I nostri clienti spaziano sicuramente in tutta l'Emilia Romagna, in tutta Italia, perché abbiamo clienti sparsi un po' per tutta Italia, viaggiamo anche all'estero, abbiamo fatto lavori a Londra, a Hong Kong, abbiamo anche un cliente in Madagascar, quindi siamo un po' dislocati in tutto il mondo. Qual è la squadra di E-Team? Beh, la squadra di E-Team sono 12 persone, ecco, compresi i soci, che hanno una visione comune e navigano, remano tutti in una stessa direzione. 8 tecnici fantastici, 2 amministrative spettacolari, oserei dire, e 2 commerciali, insomma, che fanno il loro dovere alla grande. Crescere in periodo di Covid vuol dire crederci? Sì, vuol dire crederci, vuol dire comunque approfittare di quei periodi che sono stati per tanti di ferma, di stop, di far nulla, e approfittarne per far crescere anche i ragazzi, per cui abbiamo fatto corsi online, abbiamo fatto corsi interni, insomma ci siamo attrezzati per ripartire al meglio. Obiettivi per questa ultima parte del 2021? L'ultima parte del 2021, vabbè, diciamo che l'obiettivo minimo è quello di arrivare a quello che è stato fatturato l'anno scorso. La punta dell'iceberg sarebbe arrivare a comunque incrementarlo. Un'azienda che si ingrandisce, che apre una nuova sede, un altro sintomo di una ripartenza sempre più forte. Sì, devo dire che è una bella cosa in questo momento di ripartenza, non è la prima che succede in queste settimane, quindi è un bel segno di speranza, fra l'altro aziende medio-piccole che crescono, fondate sulla tecnologia, sull'innovazione, e quindi insomma sono veramente delle belle occasioni, dei belli segnali di speranza per il tessuto economico del nostro territorio.